Ciao a tutti, aspettate. Ok, così non vedete il bordo della finestra. Ormai sono dedita al bagno, a registrare in bagno, però devo dire che effettivamente la luce è un pochino migliore. Concordo con voi quando dite che preferite il posto. Allora, vi faccio vedere subito che cosa ho comprato fresca fresca questa mattina, che me la tiro via. Praticamente ho preso questo calzino qui della Golden Lady. L'ho dovuto mettere al volo anche se non è molto igienico mettersi le cose prima di lavare, ma stamattina ero partita con l'intento perché ho detto: cavoli, siamo a fine maggio, sono stufa delle calze, vado via senza calze. Bruttissima idea perché fa freddo. E ho preso questi, sono tipo fantasmini, però hanno la parte del piede più in alto, quindi se avete tipo le spradiglias che vi grattano un po' la pelle, queste sono consigliatissime. In più hanno dietro la parte così in silicone, in modo che si attacca bene al tallone e non scivolino via. Non so se c'era la taglia più grande, io ho preso un 36-40, anche se a dire la verità ho un 41, però comunque sono elastiche, cosa ho pestato, una piuma. Della Golden Lady appunto, antiscivolo con soletta in spugna con cotone, sono queste qui a 2,99 euro, c'erano anche bianche. O meglio, io anni fa le avevo prese bianche, sto giro da Tigotà le ho trovate solo nere, ma mi servivano assolutamente, ero in difficoltà e vabbè, così le ho prese. Ero dentro perché servivano delle cose a mio nonno e ho fatto un giro unico. Poi vi faccio vedere un misto tra Caddis, Tigotà, saponeria. Allora, inizio dal Caddi, ho trovato dell'Organic Shop il scrub corpo, adesso sto usando quello alla rosa, non mi sta piacendo tanto, nel senso che io voglio uno scrub proprio di quelli potenti e quello al caffè era una bomba. Quello alla rosa, secondo me, è troppo leggero. Forse per comunque il periodo estivo va abbastanza bene. Però adesso, prima di andare al mare, sicuramente mi darò una scrubata di quelle toste per proprio buttare via le cellule morte, eccetera, in modo che l'abbronzatura sia più omogenea, si evita di spellarsi, tante cose. Però poi per un po', fino almeno ottobre-novembre, lo scrub lo metterò da parte perché mi dà la sensazione di tirare via anche l'abbronzatura, forse una cosa mia mentale, però comunque ho preso questo qua, il cacao, da provare perché anche era in offerta e l'ho pagato 2,99 euro. Poi ho preso della Fria Herbs, il detergente intimo bio, tè verde e camomilla romana perché tanti ne avevano parlato bene, anche il canale di Patti, che mando un bacio da qua se mi stai guardando. E l'ho pagato 1,99 euro. Poi ho preso degli ultra dolce che voglio farvi un video specifico, magari se vi può interessare, su tutti gli ultra dolce che ho perché adoro il marchio veramente ultra dolce. Ho preso lo in combo shampoo e balsamo latte di mandorla nutriente, eccoli qua. Non ho guardato l'inci, a dire la verità, dell'ultra dolce non guardo l'inci, so che alcuni sono fatti bene, altri un po' meno. Erano in offerta 1,49 euro all'uno. E poi ho preso latte di vaniglia e polpa di papaya. Questi sono per capelli lunghi, punte fragili. Lo shampoo 2 in 1, districa, morbidisce, ripara le punte, però nonostante tutto ho preso anche il balsamo. 100% riciclabile, la plastica, quindi sono contenta che Garnier stia iniziando a fare queste cose qua, mentre quello al latte di mandorla, capelli disidratati, uso quotidiano, che adesso per il periodo estivo devo dire che vanno bene. Poi ho preso la Natura Amica deodoranti piedi perché erano in offerta 2,99 euro. Sapete che comunque questo marchio qua è totalmente naturale. Alume di rocca, Deovapo, piedi e calzature al mentolo. Ne ho presi due perché volevo provarli. Quando trovo cose anche così in offerta con inci fatto bene, ci do sempre dentro quella quantità, perché poi non si sa mai. Carta igienica, salviette umidificate della Sofidea, 99 centesimi, sono 10 da portarsi in giro. Poi cosa ho preso? Basta. Qua siamo a posto. Poi per quanto riguarda invece, se non sbaglio, Tigotà, sì. Allora ho preso un altro morbidente della Green Emotion all'olio essenziale di gelsomino. Questo è concentrato ecologico, 1,39 euro. Poi Now Bay, della Now Bay, sì, Now Bay.
Eccolo qui, che non è, sì, Naobei, questo tanto parlato su YouTube dalle altre, tra cui anche Witch, sì, Pozioni di bellezza. Ho visto che l'ha comprato, l'ho preso anch'io, 4,99 euro perché avevo lo sconto, se andavate a fare la spesa avevate un buono praticamente da riutilizzare, infatti avevo 5,55 euro da scalare. Questo è Anti Pollution Detox ed è un energizing, vediamo un po', è tipo un tonico sostanzialmente. Lei diceva che comunque su Ecoverde, Biovega Shop, così costano tanto, quindi vabbè. Della Dr. Beckman cura lavatrice, 2,88 euro, non l'ho trovato purtroppo ecologico. Carta calla, asciuga tutto a 99 centesimi, questo rotolone qua gigante. Maschera al cocco, c'era ancora le 4x3, quindi ne prendevate 4 e ne pagavate 3, a 85 centesimi. Stavolta della Biolisse ho preso appunto la maschera per i capelli al cocco. L'avevo presa all'Argan, ma non ho resistito alla profumazione cocco, adoro il cocco. Poi c'era l'offerta 2x1 delle Fria Salvetti Baby, non sono gettabili nel WC, ma comunque le uso anche a volte per struccarmi oppure per rinfrescarmi il corpo, così 2,48 euro di due pacchi. E qua ci siamo, se non sbaglio. Sì, anche se poi ho preso, eccolo qua, della Mister Clean Nutriente, latte e cereali. L'incio ho visto che non è malissimo, anzi, pensavo peggio. Mamma che buono. A 99 centesimi. Sapete che spesso io compro il bagnoschiuma per poi usarli come sapone mani, perché il sapone mani ne va giù in quantità industriali. Anzi, vi dirò che l'incio è fatto bene, quindi compratelo, anche perché sono 750 ml di neanche un euro. Quindi Alghe Cell di Helen, crema rimodellante tonificante, l'ho trovata sul giornale, l'incio è fatto veramente bene. Adesso date un occhio perché nel periodo estivo i giornali buttano fuori qualsiasi prodotto da provare, quindi state sempre allerta. Poi mi sono stati fatti degli omaggini, mia zia mi ha regalato, che è andata da Yves Rocher, questo astuccio qui, non so se l'ha preso lì o chissà dove. All'interno c'era la matita crayon col pencil, la numero 01 nera, e poi mi ha dato questi orecchini qui, che voi ovviamente non li vedete, e sono questi qua, semicerchio con la pietra lilla sotto. Mio moroso mi ha regalato questo portachiavi qua con il cornetto. E poi sono stata alla saponeria. Allora, alla saponeria ho preso una serie di cose. Speriamo di fare in tempo perché, come al solito, sempre poca memoria. Ho preso questi qua, i fazzoletti a 1 euro di carta riciclata. Per 1 euro ho preso la Winnis doccia, cioè praticamente una miseria. Della Podovis ho preso quello in full size perché era in offerta. Lo spray piedi a 2,75 euro. Poi a 90 centesimi ho preso l'Ines Idea. Queste, vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo qui, lilla, quello piccolino, e poi questo qua, fucsia, per flussi abbondanti. Poi a 1 euro mio moroso ha preso Tropical Sensation Fresh and Clean perché le aveva sentite da me ed erano effettivamente sono buone, se ne era innamorato e tutte le prendo. 72 centesimi della Fria Utility Baby, le solite salviette. Poi ho preso della linea Parisienne, sapone liquido agrumi, l'inci è fatto veramente bene e costa poco. Non tutto di Parisienne è buono, vi avviso, come inci, quindi date sempre un occhio. E l'ho pagato. Quanto l'ho pagato? Non so, 1,25 euro di 500 ml. Poi mi hanno fatto degli omaggini, se arriviamo magari a 1000 iscritti questi omaggi li metterò in palio. L'Oreal è praticamente la mantella per chi si fa la tinta. Poi vediamo insomma come fare più avanti quando arriveranno gli iscritti, 1000 iscritti. Mi hanno regalato anche un pacchetto, niente, oggi in mano non mi rimane niente, di fazzoletti della Winnis. Ho preso l'antiacaro che era in offerta perché uno me lo porterò in vacanza e uno mi serve per un po' igienizzare le cose in casa, quelle che tipo peluche o si fa fatica così, quelle sono ottime, o anche per i materassi. L'ho pagato 3,50 euro all'uno, quindi costicchiano, ma erano anche a prezzo più alto.
Ammorbidente della Bio Pura a 1,25 euro. Cottoneve a 1 euro. Preferisco quelli del DM perché sono ecologici, però non c'erano. Per i piatti, questo mi è stato regalato acquistando l'ammorbidente. Mi è stata regalata anche questa spugnetta qua, piatti per la Vileda. 2 euro sapone basilico della Fucina del Mugello. Questo qua è l'intimo, sono curiosa di provarlo. E infine a 20 euro ho preso questo, l'acido ialuronico vitamina C su Amazon.